Pedro, c'è una sola squadra al comando, il suo nome è SS Lazio, come ce la presenti stasera? No, molto importante per noi, una vittoria molto pesante penso, perché come hai detto te adesso siamo la unica squadra che abbiamo vinto tutto, ma è ancora lungo il percorso d'Europa League, dobbiamo continuare, ma oggi come dico è una vittoria bellissima per assolutare tutti, no? Società, squadra, tutti, penso che abbiamo fatto una bella prestazione contro un avversario molto molto importante come il Porto. Pedro, mi dici la verità, quanti anni hai? Ho 37 però... Adesso sono in un bel momento, mi trovo bene, comodo e vediamo come finisce la stagione. La società ti ha già proposto il rinnovo? No, ancora non abbiamo parlato, no? È una cosa che non ho pensato, ma tante volte sì che abbiamo parlato con il mister, con il presidente, magari un po' di scherzo, deve continuare, che adesso stai bene, ma non lo so, vediamo come finisce l'anno, dopo vediamo che possiamo decidere. Sempre qualche conferenza stampa fa, Baroni ha detto sempre che a 27 anni mi farei vedere come si allena, sei un calciatore completamente rivitalizzato. Cosa è cambiato dall'anno scorso? Ha cambiato tante cose, no? Penso che principalmente una delle cose più importanti è il mister, no? Sta facendo un lavoro molto importante, pure gli staff, gli amministratori, tutti stanno facendo un lavoro molto molto importante dentro della squadra, dopo quelli giocatori che hanno venuto, hanno fatto una bellissima squadra forte, di giovinezza con esperienza, diciamolo così, e la squadra sta andando molto bene, sono delle cose che hanno cambiato, no? Ovviamente si entra in questa dinamica positiva e negativa, cambia tanto, no? I risultati sempre danno questo, alla fine stiamo portando tanti risultati e questo pure è vero per tutti, per la squadra, per la società, per tutti. Ma come mai questa Lazio è così competitiva in Europa anche rispetto agli anni passati? Penso che, come ho detto, è frutto del lavoro che stiamo facendo tutti, no? Di questa mentalità cambiata, che siamo un po' più aggressivi, tutti molto molto concentrati in ogni partita, abbiamo stato bene, è vero che alla fine si può vincere e perdere, ma tutte le partite queste anni abbiamo stato benissime, alla fine dobbiamo continuare così. Però la cosa diceva che la Lazio non vinceva delle squadre importanti, il Porto è una squadra importante, come fate a nascondere la Lazio adesso? È una squadra molto forte. Sì, ma secondo me sì, il Porto è chiaramente una squadra che opta sicuramente a questo titolo d'Europa League, e loro portano tanti anni giocando Europa, è una squadra molto forte, oggi abbiamo fatto una bella prestazione. Quello vuol dire che se siamo bene, concentrati e con una mentalità così vincente come adesso, possiamo vincere chiunque squadra, no? È vero che è presto per dirlo perché ancora, come detto, il corso dell'Europa è molto lungo, ma dobbiamo continuare. Pedro, la tua storia ricorda infatti quella di Miroslav Klose, un altro grande campione che negli ultimi anni della sua carriera ha dimostrato di essere ancora valido in piazze importanti. Cosa provi a diventare il leader di una squadra come la Lazio alla soglia dei 40 anni? È difficile, no? È difficile perché l'età è sempre un condizionante, penso, molto forte, ma come ti dico io mi trovo bene, quello è lo più importante, no? Alla fine vai in campo, pure tutti i compagni che mi vogliono bene, stanno bene con me, io con loro, e questo pure dà tanta fiducia alla volta di entrare in campo, di farlo bene, di allenarti forte. E quello è un po' il segreto di tutto questo, no? Non c'è un altro, lavorare, stare bene con tutti e alla fine i risultati vengono. Pedro, hai fatto parte di tanti gruppi vincenzi, cosa ha di speciale questo gruppo? È un gruppo che lavora molto forte, no? Uniti, e penso che quello è molto importante, alla fine, come dico, è molto presto della stagione, adesso non dobbiamo cadere in questa, diciamo, euforia che c'è in questo momento, ma sì, dobbiamo sapere che se giochiamo così, con questa mentalità, siamo una squadra forte, difficile di battere. Ecco, in questo senso, no? Pensando già alla sfida con il Monza, come si trasforma questa energia positiva per sfruttare al meglio anche la partita di campionato? È difficile, no? Perché non c'è tanto tempo per lavorare, per preparare questa partita, dobbiamo riposare prima bene, domani soprattutto, e vedere il Monza per preparare molto bene questa partita, che non possiamo pure sbagliare. Grazie. Grazie ragazzi. Solo lui?